centrale costruito immediatamente. In consiglio comunale si discute di Bagnoli e della Coppa America. Il sindaco De Magistris, nel suo intervento, comincia parlando di Città della Scienza. Il mio obiettivo principale è quello di ottenere immediatamente le risorse pubbliche per ricostruire la Città della Scienza, farla più bella e farla nel più breve tempo possibile. Aspettiamo il lavoro importante e serio che sta facendo la magistratura, però insomma siamo preoccupati da questo punto di vista, ma come giusto che sia in questi momenti, molto attenti, molto vigili, molto vivi e molto uniti. La cosa più bella è che Napoli è veramente unita nella reazione. Gli eventi importanti a Napoli devono essere l'ordinarietà. Napoli era sfregiata e umiliata nell'immagine fuori Napoli all'estero. Questa immagine sfregiata e umiliata non c'è più, anche se qualcuno la vuol far ritornare quell'immagine, ecco perché noi reagiamo con l'ordinarietà. Noi oggi non abbiamo né deciso la Coppa America, è stata già decisa. Oggi decidiamo una cosa importante che è migliorativa rispetto all'anno scorso. L'anno scorso c'era l'Unione Industriali, che ovviamente noi ringraziamo per quello che ha fatto, ma è un'unione di imprenditori privati. Oggi abbiamo la Camera di Commercio, che è un ente pubblico. Quindi la Coppa America 2013 viene organizzata da istituzioni e enti pubblici e secondo me questa è una garanzia. Io credo che sia un fatto molto positivo che la Camera di Commercio, che raccoglie al suo interno tutte le categorie degli esercenti commerciali, degli imprenditori, degli albergatori, abbia deciso di partecipare. È un segno di estrema vitalità che un anno fa non era avvenuto perché evidentemente c'era ancora scetticismo sulle capacità della nostra città, del comune di organizzare eventi. Quindi io registro molti fatti positivi, eventualmente modificheremo gli aspetti critici e andiamo avanti.